Torniamo nel presente, ragazzi. E se Owen non fosse lì? Fidati. È inverno. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. Perché non torni indietro? Le colorazioni, ambientazioni, cambi di scena di sto gioco, ragazzi, sono veramente incredibili. Devo trovarlo. Intendo... Che assurdi. Fanculo Danny. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Mi stai aiutando a scappare, lo apprezzo. Come pensi di raggiungere l'acquario? Con la superstrada? No, troppe pattuglie. Non ho scelto l'acqua. Bello, in sincro. Basta seguire. Mandateli attraverso l'acqua, accidenti. Sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. D'accordo. Sei tu l'esperta. Ma prevedo uno scontro bello, bello agguerrito. Salta giù, ma io vorrei un attimo vedere cosa c'è qua. Qualcosa c'è per forza, raga. Infatti. Pochi pezzi ma efficaci. Questa è aperta, certo. Mica mi metti clicker, vero? No, eh. Sapevi che qualcuno vive qui? Che cos'è? Oh, no. Sussurrando in spagnolo. Stanotte ti ho cavalcato come uno stallone. Questa è casa tua. Quante alcove hai in questa ZQ? Che, perdon, non hablo tu idioma. Non hablo tu idiota. Raga, l'acqua mi sta uccidendo. Sto annegando con le mie stesse mani, praticamente. Hey. Grazie. Per questo. Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, Abby. Sai che non reggo l'emotività. Qua mi sa che siamo in due. Eh sì. Sicuro? Forza. Vai, slanciami. Finalmente una volta che ci slanciano noi. Quando eravamo Joey dovevamo slanciare Ellie. Quando eravamo Ellie slanciavamo Dina. Adesso. Non farvi troppo male. Ci proverò. No, da soli no, ti prego. No. No, da soli no. No, da soli no, raga. Devi solo seguire il sole. Ma si può anche seguire il sole, solo che palle, da soli. Non c'ero più abituato. Sentito un rumore molesto. Un rumore molto molesto. Ok. Comunque era dal capitolo 3 con Ellie. Vabbè, a parte anche l'ultima parte dell'atto 4, eravamo da soli quando c'era la città allagata, però insomma era praticamente dall'atto 2/3 che non eravamo soli, non ricordo con precisione i numeri, comunque giù di lì, insomma, da il Crest, ecco, ed è il Crest che non eravamo soli. E adesso tornare qua, cos'è questo odore? Abbastanza creepy, ragazzi. Tanto... Manuale. Perfetto. Solo 5 integratori. Crea pugnali, perfetto. Peccato solo 2. E qua manco un manuale, ma a me serve anche la torcia, ragazzi, che non ho. Adesso sì, però. No, ok. Puoi marcire qui.
Raga, se è buggato non va la lampada. La torcia. Ah, ok, adesso va. Perché stavo premendo L3 per quello. Sono un coglione. Va bene, andiamo sotto. Ancora nessun pericolo. Bene, ma tanto poi pagheremo il conto alla fine, sicuro. Sicuro, ragazzi, pagheremo il conto. Perché tanto già lo so. Bene o male, non abbiamo i cani contro, perché siamo con Abby, quindi non abbiamo i cani contro. Di qua è inaccessibile e di qua pure. Ti pareva? Devo superare quel muro. È nova, come si dice noi. Fatemi ragionare un secondo. Allora, qua non... cioè, ci si può anche arrampicare, ma... inutile. Veramente. Qua invece è meno inutile, perché... si passa sopra al camper e si va dentro la casa, che sicuramente sarà popolata da qualcuno, già lo so. Già sento il rumore dei clicker, ragazzi. Oh, bene. North Dakota. Ma ha dato anche il nuovo di zecca il trofeo, anzi vecchio di zecca. North Dakota, leggi. Nulla da leggere a parte North Dakota. Dakota, canzone bellissima degli Stereophonics, tra l'altro. Ho paura. Ho paura ad andare lì. Raga, ho paura. Lo sapevo. Via, 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 sparagli. Non li può sparare, via. In testa. Mi ha dato mezzo recipiente. Raga, avevo sentito il rumore. L'avevo sentito. L'avevo palesemente sentito. E non mi sono sbagliato. Raga, ma non vi preoccupate, che non siamo soli, cheat. Avevo ragione. Ventotto integratori può portarci a qualcosa? Ma cosa? Oh, i pugnali. Absolute Monzi. Qua manca un manuale, quindi possiamo, volendo, creare un pugnale. E anche due. Anzi, quattro. Perfetto. Ovviamente, magari i serafiti cerchiamo di ucciderli solo soffocando da dietro, così non sprechi i pugnali. Ma tanto sono coglione e già lo so che prima di imparare questa cosa qualche pugnale lo farò fuori per forza. Qua dentro c'è qualcosa da prendere. 20 integratori. Alla faccia. Generosissimo, frate. Ne mancano due al respiro, quindi i prossimi integratori che troviamo andremo a prenderci il respiro, che è importantissimo. Praticamente c'è in tutti i giochi quell'abilità lì ed è utilissima. Sì, posso guidarvi giù da un ponte. Abbiamo i bastardi davanti casa. Che poi lei... non ho ben capito chi, però ok. Cazzo.
cazzo? Ma non ho l'arco io. Non ho le molotov. Bombe turbo. Situation complication, ragazzi, eh? Ti pareva? Sarebbe bello poter fare il giro largo. Ma forse neanche. Non sento il rumore di clicker per ora. Bisogna vedere lui che intenzioni ha. Forse queste intenzioni vanno bene. Eliminazione furtiva con quadrato e siamo a posto. Sono non in una trappola, ma quasi. Quello sta dormendo, quello è molto pericoloso. Brutta situazione. Ok, via questo, così uno in meno per forza. Bravissima Abby. Oh, alcol. Perfetto. Non si rifiuta mai, non si rifiuta mai. Posso creare niente per ora. I coltelli, ragazzi, mi raccomando. Usiamoli solo per i clicker. Perché non te li danno gratis. Momento perfetto per colpire. C'è un clicker. L'ho sentito. Eccola. Puntuale e preciso. Sta dormendo. Quindi potrebbe essere un assist meraviglioso. Ricordiamo che lui sente benissimo i passi con cui ci avviciniamo, quindi bisogna farlo molto lentamente. Sono ciechi, ma hanno una sensibilità altissima. E infatti. Boom. Perfetto così. È andata. È andata, andata, andata. Bene, è finita. Raga, lo dico sempre, mi viene da parlare sottovoce perché ho paura che loro sentano anche me che sto parlando, cioè... Capito? Qua ci sono i bagni con la porta bloccata. Niente, niente. Ma qualcosa qua ci sarà per forza, raga. Strumento di fissaggio, energia... Niente, prendo un cazzo mai dato praticamente, va bene. Però l'importante è aver fatto fuori chi c'era da far fuori. Usciamo dalla finestra, dalla porta, da quello che è, una porta. È la faccia del territorio ostile, ragazzi. Sento un muflone, sicuramente, ragazzi. Qualcos'altro di molto creepy e che spesso e volentieri è meglio non incontrare. E questo mi sa di capitolo che sarà molto 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 lungo. C'ho quella vaga sensazione lì
e mi sa che non tarderò a sbagliarmi. Comunque sia. Integratori, yes! E allora andiamo per il respiro. Prossimo è raggio, modalità ascolto o velocità movimento? Forse è meglio il raggio. Sì, forse è meglio il raggio. Lo trovo più adatto alla situazione. Ne abbiamo 18, ragazzi. Ne mancano 22. Capite voi. Qua non si apre, vero? Ovvio che no. No. In questo negozio non c'è un primo piano? Nine, negativo. Poteva essere usato per poter salire. Abbiamo però una bottiglia qui che può essere usata. Che può essere usata, però l'ho usata con poca cognizione di causa, ecco. Ok, l'alcol. Tanto creiamo un kit medico che sicuramente prima o poi ci servirà. E si può ancora aspettare per i pugnali. Qua c'è una cassaforte, però va prima trovato il biglietto. Perché noi, tra le cose raccolte, non c'è nulla. Allora, qua dentro ci sono stracci, ma io sinceramente, raga, manco la romperei, sai. Non ne trovo il motivo di romperla. Quella vetrina lì, piuttosto, trovo più il motivo di prendere l'alcol. E di aprire questa porta. C'è un clicker, vero? Già. Che bello. Bellissimo. Non vi avvicinate. E sono anche svegli. Fantastico. Ok, uno è stato fatto fuori. Preso. 2 su 2. Più perfetto di così cosa volete? 2 andati. Sono milioni. Te ne accorgi ora, zia, che sono milioni? Buon per te, te ne accorgi ora. Straccio. Che poi i kit medici, oso dire. Che senza serafiti servono a nulla. Adesso però c'è da trovare il codice e io quasi quasi, ragazzi, tento di fare anche l'altro edificio. Sperando che magari non mi
porti in un punto dove io non posso tornare indietro, cosa che purtroppo ho già fatto una volta. Tipo la prima cassa che si trovò quando eravamo con Dina nel primo atto. Ma Abby, cazzo. Riproviamoci. Brava così. Adesso mi piaci. Magari è scritto qua. Ah, perfetto. 68, 96, 89. Praticamente sono tre numeri tutti girati. C'è un piano sopra. Sì. Dove ci sono soltanto delle munizioni? E sono una sola. Grazie mille. E allora a sto punto scendiamo. Merda. Sta merda umana. Anzi, non è neanche umana. Perché è una merda zombie. Però a sto punto ne approfitto. Per vedere se c'è qualcosa, no? Qua nel bagno c'è uno straccio. Pezzi. 7. Due munizioni fucili. E un fucile. Bello, bello fucile a pompa. La doppietta. Testiamola così a doppietta, vai. Ma sta merda. Ecco. Mi ha troncato una gamba. Grande Abby. L'abbiamo testata. Non si può dire altrimenti. Comunque 68, 96, 89. Che poi sono 689 689. Quindi neanche rimischiati. Proprio tre numeri in ordine due volte. E noi prendiamo tutto. C'è anche un manuale. Guerriero urbano. Tu queste cose le prendi tutte. Le prendi tutte. Abbiamo anche degli integratori. Allora, cosa abbiamo sbloccato? Slancio. Allora, dopo aver aggredito mortalmente un nemico per un breve periodo di tempo, anche il successivo attacco in mischia sarà un'aggressione. Non l'ho capita, ma ok. Comunque, 40, 40, 40, ne abbiamo 49. Precisione, modalità di ascolto. Anzi, scusate, raggio, modalità di ascolto. Pardon. Poi ci sarà l'energia massima che... sarà qualcosa che ci vedremo più avanti. Pezzi ne abbiamo, non si sa finché non si trova un bel tavolo per modificare le armi. Io direi che possiamo finalmente proseguire questa parte qua. Possiamo definirla completa, ma tanto so che qualche sorpresina prima o poi, anzi molto prima che poi, l'andremo a incontrare. La porta della marcia. La tregua è finita. Un segno dei pesci, quello. Ma si può aprire? C'è qualcuno dentro. Wow. Minchia. Questa è una delle cose più inquietanti che abbia mai visto. Bah. Facile, resta sulla tua isola.
Sicuramente questa è tipo qualche preghiera di qualche serafita. Cose così. Ci giurerei, guarda. Qua sopra non si sale. E allora andiamo qua a destra. A cercare fortuna. Chiamiamola fortuna, ragazzi. Che dice? Isaac, hai trasformato una pazza in una martire. Sempre tu, Isaac. Era incredibilmente aperta. Sì. Oh, un'altra arma. Anzi, la fondina. Per la seconda arma lunga. Perfetto. Anche perché abbiamo due armi lunghe, quindi sia la doppietta che il fucile, giusto? Esattamente così. Nel bagno c'è qualcosa, sì, c'è una lama. E di qua si esce. Questo va assolutamente cambiato. E si ritorna di qua. Qua ci siamo già stati, quindi si può uscire e si esce dall'altra parte, dove abbiamo visto prima. Peccato che non abbiamo ancora preso l'arco, che io ci avevo acquistato familiarità con l'arco. Sta calando. Meno male non c'è un tempo limite in queste missioni qui, se no tipo sarei fritto. Di qua si scende, ma di qua... Di che vogliamo parlare? Di un cazzo. Potevo salire anche da qua. Comunque mi ero sbagliato perché all'inizio avevo detto è inverno, ma in realtà non è inverno. Sembrava perché tirava molto vento. E finalmente si corre. Se si corre vuol dire che qua c'è da correre in maniera seria. Serafiti contro clicker, perfetto. Verso la porta della martire. Angel, vieni. Voi due dall'altra parte. Ho paura. Ho molta paura. Sì. Io qua dentro ci posso andare. Meno male, ho aumentato il raggio. Ma perché sembra che il mio lavoro sia piuttosto vano in questo momento. Avessi l'arco! Che palle! Avrei già risolto diversi problemi, sapete, con l'arco. Invece no. Ce n'è uno laggiù che si vede da qua. Sapete qua una scoccata precisa. Che è laggiù. Quanti pensieri perduti. Dopo
vorresti leggere qualcosa degli anni prima di... È lì. Cos'è successo a Noah quando l'hanno trovato? È lì su. Magari potremmo imparare dai loro errori. C'è anche un lupo qui! Qui dentro! Boom! Demolita. Sono quattro. Ok. Vieni a me. Sono in due lì. Oh. Perfetto. Tre colpi, andate a buon fine. Non lo vedo. È lassù, ok. Però uno l'ho ammazzato con la bomba. Quindi, insomma, il lavoro non è stato inutile. C'è qualcuno esattamente qua, vero? Sì. Dovrei tirarlo laggiù, però se sei piegata così, se sei girata verso sinistra, che cazzo. Sono tre tu... quattro. Vedete qua avere un arco? Zitta. Uccisione d'oro questa, ragazzi. D'oro. Uccisione d'oro, ragazzi. Non fatela scappare. Questa uccisione vale più di ogni altra cosa, perché tipo presa così in corsa. Vieni qui. Buono. Fuori. Entra dentro. Sono in due, merda. Devono separarsi per forza. Ok, preso. Super preso. E anche una bottiglia. Due munizioni per pistola sono quelle che abbiamo sparato prima. In realtà abbiamo sparate più di due. Sta merda! In testa, vedi? Vedi a far la cogliona? In realtà la cogliona l'ho fatta io, però vabbè. Perché non mi ero assolutamente accorto che fosse lì. Il gioco mi ha voluto bene, va bene così. Andiamo avanti. Questo bastone non è per niente male, eh? Però questo... è il classico capitolo lungo che trovi in ogni atto. E quindi va accettato così com'è, ragazzi.
Il bus contiene qualcosa? No. Qua sicuramente non c'è nulla, allora andiamo avanti. Anche perché, essendo comunque Seattle, sono posti visti e rivisti questi. Dov'è? Ah, è lassù. Adesso si capisce tutto. Adesso i conti tornano. Rischio di richiamo. Non lo vedo. Che fanno come gli assassini che sono introvabili all'occhio dell'aquila in Assassin's Creed Rogue? O magari un po' più di compassione verso di me. Non farebbe per niente male. Non c'è nessuno. Io che continuo a non capire dove siano loro. Proprio una domanda a cui non riesco a dare una risposta. Sentito qualcuno saltare su. Ah, eccolo finalmente. Non mi posso distrarre. Perché devo prendere la pasticca. Qua se mi butto muoio. Quindi buona. Quindi vado su. E buona. Allora, posso andare ancora più su volendo. Il che non è male. Però ovviamente qua ci sono le sorpresine. Come l'ovino Kinder, no? Ci sono le sorpresine. Solo capire come si muove quello. E appena si gira colpire. Ammesso che sia un uomo. Se sei un uomo vieni qui. Forza. Praticamente c'è un supervisore per piano. Che a me va bene, eh. Vieni, 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 vieni. Oh, bene così. Munizioni al massimo, siamo sicuri? Ma a me non mi paiono al massimo queste. E invece sì. Sarebbe bello tipo fare l'assassino in volo. Mancanze, mancanze. Anche se lo stiamo portando, mancanze lo stesso. Qua però attenzione perché non c'è nessuno. Qua noi si fa così. Si fa così e ce la diamo. Lasciando anche un individuo solo libero. Perfetto ragazzi. Qua non c'è niente da raccogliere. Niente allora. Spostalo, spostarlo sicuramente comporterà qualcosa. E invece per ora no.
eccoti lì. Devo solo tornare giù in strada. No, c'è da arrivare all'acquario. Posso farcela. Oh, un'altra volta. Perché sei così crudele? C'è tutto sto capitolo e tornare all'acquario. Che cos'è? No. Questo mi sa molto di Assassin's Creed Valhalla. Non so perché, non chiedetemelo, ma a me sembra molto. Sarebbe tenero se non desse i brividi. Comunque, se volete leggere queste cose, mettete in pausa il video. A volte me lo scrivete. O anche live, cioè mettetele in pausa e buona, leggete. Tranquilli. 78. Allora, qua abbiamo. Andiamo per ordine. 50, 60. E qua abbiamo 30, 40, 60. ...40, 50, 50. Andrei intanto per 30, 40. E poi abbiamo finito. Stabilità della doppietta. E assolutamente il rinculo. No, 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 non è il rinculo. È la velocità di ricarica. Eh sì. Minchia, ma che proiettili usa? Sti cazzi. Sublime, quasi dantesco. Comunque, questa è sistemata. Andiamo giù. Mi lasci in pace per un po'? Un topo. Non promette bene. Vuol dire che c'è qualche cadavere per forza. Se no il topo. Mi posso buttare? Sì, posso buttare. Accidenti. Devo continuare a scendere. Ma servirà allo scopo. Senti, ma non dovremmo cercare le cugine. Che bel posto che è, però. Emily partirà per i boschi dopo il tramonto. Le troverà lei. Bene. Allora potrà punire quelle apostate. Spero che servano da esempio. Questo è un territorio tipo super ostile. Lei viene qua? Lei viene qua. E muore. No, non cambio, non cambio, non cambio, non voglio cambiare. Bene così, bene così. Ok, praticamente ce la tenete d'occhio quella là, ragazzi. Se ci scopre è la fine. Sperando che quelli giù non stiano venendo su, il che potrebbe anche essere. Allora, lei si sta muovendo là. Va colta dal dietro. Muoviti, forza! Magari spegniamo la torcia, non si sa, ma loro ci vedono molto bene. Ok, se non ti muovi... Se non ti muovi... Se non ti muovi ti prendo così. E infatti ti prendo così. Questo bastone me lo tengo. Madonna, ragazzi, sono un'infinità, un formicaio proprio.
Poi non so se questi passi sono i miei oppure no. Assurda sta cosa. C'è qualcuno qua dentro sicuramente. La porta si curva. La pianta era fuori controllo. Per questo usavano droghe. Non giudicare. In fondo non conoscevano le parole e la saggezza del nostro oracolo, no? Potevano al contrario dei lupi. Un giorno anche i lupi potrebbero capire. Sempre che non vengano. Godo, via. Mi ha visto, lo so, mi ha visto. Non posso stare qua. Via. Cambia. È ok un cazzo invece. Via. Scappare, muoversi. Da dietro non possono venire. Via. Magari riuscissi a riportare la calma, sarebbe una cosa molto 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 utile, consona e favoreggiante, chiamiamola così. Già mi manda in confusione il fatto che noi adesso siamo quelli che Ellie era solita uccidere. Però bene o male i nemici infetti e serafiti sono sempre gli stessi. Ecco quanto avrebbe fatto comodo l'arco. Ripeto, ce ne potessimo stare qua sopra oltranza, a me schifo non farebbe. Amore, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su. Niente, lei ci protegge. Magari vola doppietta. Qualcosa fa. Preso. Merda. Dammi questo ascione e scappiamo. Su. Via. Allora, prima cosa, kit medico. Mi è costato farli fuori, ma è stata una spesa ragionata. Allora, abbiamo veramente pochi colpi per fare qualsiasi cosa. Oh, al diavolo. Mi hanno visto, ma non mi hanno visto. Perfetto. Stace. Ovviamente se io mi buttassi di qui, tutto il lavoro vano.
Quindi, in one way or another, c'è del lavoro da fare qua, ragazzi. Avete presente la canzone One Way or Another? Ecco, in un modo o nell'altro. Il significato è proprio quello. Munizioni di pistola, energia e munizioni fucile a pompa, che è quello che abbiamo in braccio adesso. Sono tutti al piano di sotto, eh. Ok, posto sicuro. Riuscissi perlomeno a farvi avvicinare, cazzo. Perché loro urlano lassù, lassù, lassù. Però io a quel punto devo scappare. E quindi è tutto il lavoro, sapete dove va? Ve lo dico io dove va. Lì sono in due, fantastico. Ah, fregato! Provato. Non puoi scappare! Non so. È la tua stessa mazza. La tua stessa mazza ti sei rivoltata contro. Ok, forse qualcuno è rimasto, ma il peggio è andato. Quindi a questo punto scenderei per davvero. Che poi bastava andare qua, ragazzi. Veramente, bastava andare qui. Me la potevo fare a corsa, ma vaffanculo. Sta donna qua. Via, 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 via. Mi ha strappato l'orecchio. Prendila. Vediamo cosa fa. Merda. Abby.